L'ultimo round è un romanzo da tramandare, tutte le emozioni si racchiudono ai piedi del Cervino per uno spettacolo che lascia col fiato sospeso. Anche il meteo partecipa all'evento oggi, nuvole basse abbracciano i giocatori e obbligano il comitato di gara ad una piccola interruzione per scarsa visibilità. Il golf è anche questo. Scende la temperatura in campo, i giocatori sono obbligati a cambi di strategia ed è in questi momenti che la classifica si fa stretta. Tutti gli occhi però sono puntati su Sir Giacomo Fortini, il nostro amateur della nazionale, che nelle prime 9 buche non abbandona mai il comando dell'Alps Tour. Scivola tra la 15 e la 16, ma poi intuisce i risultati e sa che può vincere il torneo con 2 birdie nelle ultime 2 buche di montagna. Con il che dice feeling si fanno le scelte giuste e Jack, come solo i campioni sanno fare, segna 2 rigori da finale che lo incoronano re dell'alta quota. Una vittoria da amatore in un circuito professionistico, segno di quanto gli azzurri siano forti già dalle prime apparizioni. Quest'anno non si contano più i successi su tutti i tour, segno di un movimento in crescita ricco di qualità e doti innate. Bravo Jack, la tua legazza sui green ti porterà lontano, adesso vai a casa, goditi la festa e medita con calma su quando fare del golf il tuo lavoro. Noi ti tiferemo anche da professionista. Avanti così! Swing your life!